Bene, benvenuti, bentornati a tutti sono qui con Sottosopra. Oggi siamo per la rubrica dedicata a tecnologia e società. Abbiamo come nostro ospite Sara Marino, che è docente senior di comunicazione e media alla London College of Communication, e che ringraziamo intanto per averci concesso un po' del suo tempo. Sara Marino fa parte della redazione di Media Theory Journal. Le sue tematiche di insegnamento sono principalmente centrate sulle sfide teoriche e metodologiche poste dai media digitali, ed è particolarmente interessata a come i media si intersecano con le questioni di cambiamento sociale, innovazione e solidarietà. La sua ricerca in particolare si concentra sulla relazione tra media digitali, spazi transnazionali e identità dei migranti. In particolare, diciamo, il suo tema di osservazione e di studio riguarda le implicazioni sociali, culturali e politiche delle pratiche quotidiane di connettività fra i migranti europei e come queste alla fine modellano l'identità durante la diaspora e la formazione delle comunità, appunto, stesse dei migranti, diciamo, mentre sono in paesi non di nascita. I suoi recenti studi sono stati pubblicati in riviste accademiche, tra cui il Journal of International Political Theory, Social Media and Society e Networking Knowledge Journal. Prima di entrare a far parte del London College of Communication, è stata docente di comunicazione presso l'Università di Bournemouth e il King's College di Londra. Recentemente ha anche pubblicato un saggio uscito in autunno, il cui titolo è Mediating the Refugee Crisis: Digital Solidarity, Humanitarian Technologies and Border Regimes. E proprio da questo, diciamo, quest'ultimo suo testo sarà tema della discussione di oggi. Ecco, innanzitutto ancora grazie, Sara Marino, per essere con noi oggi. Grazie a voi. E passo quindi alla prima domanda. Vorrei chiederle innanzitutto, giusto per dare un po' un contorno, insomma, di quello di cui stiamo parlando, vorrei chiedere in che modo la digitalizzazione, in particolare in seguito all'accelerazione degli ultimi 10-15 anni, ha finito per modulare un concetto molto noto, diciamo, soprattutto nella letteratura e nella teoria, diciamo, negli studi, diciamo, politologici e sociali, su qual è il concetto di confine. E quindi vorrei chiedere appunto se può contornarci un po' in cosa si è modificato questo termine. Grazie per la domanda. Sì, qui c'è inizialmente, penso, un discorso storico da fare, che è poi quello che faccio anche nel mio libro, agli inizi del mio libro, che coincide con l'analisi di come i confini e la gestione dei confini è cambiata soprattutto post 11 settembre. E una delle tante risposte e strategie adottate, e in un certo senso è stata sicuramente la trasformazione dei confini in strutture sempre più digitalizzate e caratterizzate da tecnologie sempre più sofisticate e sempre più costose. E basti pensare appunto alla recente crisi dei rifugiati, che poi è l'argomento principale del mio libro, dove abbiamo assistito alla trasformazione di Fortezza Europa in quella che è stata definita Cyber Fortress Europe, una fortezza digitale protetta da una serie di meccanismi, sistemi e connessioni digitali, come ad esempio i controlli biometrici. Oppure le tecnologie dell'identità digitale, tecnologie di sorveglianza, digitalizzazione delle pratiche amministrative, estrazioni di dati dai cellulari dei rifugiati per scopi, ecco, di verifica e di controllo delle pratiche. E poi anche molto più recentemente, ad esempio, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale o l'analisi delle microespressioni facciali. Quindi, in un certo senso, sta diventando un trend quasi irreversibile quello di trasformare i confini in strutture sempre più tecnologiche, sempre più avanzate, sempre più tecniche,
E questo trend lo dimostra il fatto che negli ultimi anni i fondi che la Commissione europea ha stanziato per la protezione dei confini e per la digitalizzazione dei confini sono quasi triplicati. E quindi questo è un trend che chiaramente vediamo prendere piede, abbiamo visto prendere piede negli ultimi anni, e a questo anche l'intervento di attori e di industrie e di organizzazioni private che investono in tecnologie e che provvedono, forniscono le tecnologie ai governi e alle autorità politiche, con conseguenti problemi a livello ovviamente di amministrazione e a livello etico che magari del quale parlerò più tardi, però sicuramente è una cosa da quale parlo nel mio libro è proprio questa digitalizzazione fortissima dei confini principalmente europei a scopo di controllo, gestione e riduzione dei flussi migratori. No, grazie mille. E venendo appunto un po' più ai temi appunto del libro, il più nello specifico appunto, ai temi dell'ultima ricerca, sull'ultima ricerca, diciamo, discute molto del ruolo della connessione, di come essa venga percepita dai migranti stessi. In particolare, appunto, l'analisi si basa su delle interviste fatte principalmente, se non erro, ecco, a migranti, diciamo, a Londra, nella comunità, diciamo, della diaspora siriana in seguito, diciamo, alla guerra civile che ormai dura da quasi 10 anni. E in particolare, qual è il rapporto con dei migranti con la connessione e se basta, in qualche modo, essere connessi, insomma, per essere in qualche modo considerabili autosufficienti. E qual è il rapporto dei rifugiati con la propria identità digitale, con lo strumento tecnologico, riguardo soprattutto allo stato di esilio in cui vengono a trovarsi? Sì, ma innanzitutto secondo me va fatto un chiarimento, il chiarimento che poi anche uno dei chiarimenti che faccio agli inizi della mia analisi è che quando parliamo di tecnologie e società, soprattutto in contesti come la crisi dei rifugiati o altri contesti comunque sensibili, è importante ricordare che le tecnologie sono principalmente uno strumento e in quanto strumento sono utilizzate chiaramente in maniera diversa, quindi è importante ed è fondamentale, soprattutto in questi contesti, in queste situazioni, contestualizzare l'uso delle tecnologie nelle dinamiche più complesse, sociali, politiche e culturali. La risposta più semplice alla domanda se la condizione di connessione può essere considerata una forma di autosufficienza, la risposta è sì e no, in un certo senso. E, io ho intervistato tra il 2016 e il 2019 una serie di rifugiati siriani che sono arrivati a Londra negli ultimi anni proprio perché ero interessata a capire come loro utilizzassero le piattaforme digitali e i media, che è una condizione, è una cosa estremamente fondamentale perché la voce dei migranti, la voce dei rifugiati è spesso e volentieri completamente ignorata. E quindi mi interessava anche capire esattamente co cosa ci fosse dietro l'uso delle tecnologie e in quali modi venissero utilizzate in contesti, in punti diversi dell'esperienza del rifugiato. E la risposta alla domanda è sì, perché tramite le mie interviste ho potuto capire come le tecnologie, in particolar modo il telefono e le piattaforme social, le piattaforme di comunicazione sono estremamente fondamentali, estremamente cruciali in diverse fasi, sia in fase pre-partenza, sia durante il viaggio verso l'Europa, sia una volta arrivati in Europa. E per questo motivo, infatti, nel libro distinguo tra tecnologie in esilio e tecnologie dell'esilio, technologies in exile, technologies of exile, perché
gli usi delle piattaforme sono estremamente complessi e sono esattamente, sono strettamente importanti, tant'è che molti dei miei intervistati hanno più e più volte rimarcato il fatto che le tecnologie sono state una risorsa assolutamente cruciale per loro a livello di gestire appunto le questioni logistiche pre-partenza, a livello di controllare per esempio le news in Europa per cercare di capire com'era la situazione durante il viaggio, dove piattaforme come Google Weather, per esempio, fondamentali per controllare il tempo, oppure Google Translator per tradurre comunicazioni fondamentali, soprattutto nel passaggio da paese a paese. E poi una volta ovviamente arrivati in Europa, quando il telefonino non è semplicemente cruciale per mantenere le comunicazioni, le conversazioni con chi è rimasto, le famiglie, i parenti e la comunità rimasta in Siria, ma anche per iniziare a completare, ad attivare il processo di integrazione in Europa. Quindi assolutamente fondamentali in quel senso lì e a mio parere fondamentali nel senso di dare ai rifugiati questa, sì, questa autosufficienza a livello di gestione molto pratica del processo di viaggio in Europa. E poi c'è una dimensione molto più simbolica anche, i telefonini spesso e volentieri sono anche utilizzati per documentare il viaggio e per mandare anche prove di sopravvivenza a casa, per insomma, far arrivare ai familiari notizie che sì, si è arrivati in Europa o si hanno avuto problemi. Quindi a livello di comunicazione e connessione assolutamente fondamentali. La risposta alla domanda però è anche no, perché come ho detto prima, queste tecnologie e l'uso delle tecnologie va contestualizzato. Quindi, per quanto a livello individuale, personale, le tecnologie siano assolutamente fondamentali, vanno inquadrate in un contesto sociale e politico, soprattutto che non. Che è assolutamente, che so, procede su binari completamente diversi. Quindi queste pratiche di autosufficienza individuale vanno contestualizzate in un contesto politico fortemente discriminatorio, in un contesto politico in cui la sorveglianza è la priorità principale, la gestione di queste emergenze è la priorità principale. E quindi nel momento in cui si deve passare dalla autosufficienza individuale, un percorso politico di riconoscimento di diritti, di riconoscimento di cittadinanza, di accettazione dei flussi migratori, ecco questo passaggio non c'è, o è altamente imperfetto, estremamente burocratico e caratterizzato da episodi di razzismo e discriminazione che precludono qualunque forma di riconoscimento del rifugiato negli spazi pubblici, proprio nell'arena, nella sfera pubblica europea. Quindi la mancanza di questo passaggio rende questi episodi di autosufficienza individuale estremamente importanti, ma non sufficienti a trasformare questi percorsi in forme di riconoscimento dei diritti che sono chiaramente fondamentali. Chiarissimo. Quindi diciamo da una parte se vogliamo appunto la necessità insomma di avere durante il viaggio appunto il cellulare nonostante diciamo sia poi un argomento di diciamo molto utilizzato poi da chi appunto attacca gli immigrati, i flussi migratori, no? Come vedendo il cellulare come un oggetto inutile, no? Un po' superfluo, mentre invece appunto diventa vitale durante appunto la fase Il di problema esilio. però di queste narrative qui che vedono nell'utilizzo del telefonino, del cellulare, un oggetto superfluo, in realtà parlo anche di questo nel mio libro, perché in realtà sono fenomeni, è questo un ulteriore esempio di discriminazione profonda, l'idea che il rifugiato con un telefonino in mano non sia una persona che abbia bisogno di aiuto, che abbia bisogno di supporto, una forma di discriminazione simbolica tanto rilevante quanto gli altri episodi di discriminazione ed è uno dei modi in cui, a mio parere, a parere di altri, come se si cerchi anche di scaricare la responsabilità di governi europei nel gestire
i flussi migratori, quindi l'idea che il rifugiato con un telefonino in mano sia un rifugiato che non ha bisogno di aiuto, che ha soldi a sufficienza per comprarsi questi oggetti e quindi non ricade nelle categorie di povertà, che sono le uniche categorie probabilmente accettate, è una forma di discriminazione ulteriore. Quindi tramite, insomma, la ricerca che ho fatto io, volevo proprio cercare di sgombrare il campo da queste narrative estremamente rischiose. Ciao. Facendo un ulteriore passaggio, cioè, negli ultimi anni anche cioè sia sul lato umanitario, insomma, delle organizzazioni non governative, sia anche le big tech, a partire da Google e Microsoft, si sono stati sviluppati, è stato abbracciato molto la questione appunto umanitaria finanziando dei progetti di connettività proprio perché cioè, appunto, come abbiamo detto, come abbiamo visto, insomma, effettivamente c'è un bisogno, una necessità anche legata a queste possibilità. Però ecco, volevo chiederle quali sono stati poi gli impatti reali di questo e cosa non è positivo in questa ondata del Tech for Good. E, per esempio, nel suo libro cita come esempio tecnottimismo una frase che dice dove gli esseri umani non possono andare, lo possono fare i dati. E qual è il punto di debolezza di questo assunto? Sì, no, da un lato sì, negli ultimi anni abbiamo assistito al coinvolgimento di industrie come Google, Microsoft e Facebook e altri attori privati nella questione umanitaria. E l'impatto principale per me è stato proprio nel settore umanitario, un settore già secondo molti critici, secondo molti studiosi in crisi, sia insomma, la mancanza di fondi, sia per via di dispute interne, sia per anche un declino a livello di fiducia. Quindi questo ha aperto le porte al coinvolgimento di attori non strettamente umanitari, di organizzazioni private, appunto come Google e Microsoft e il Big Tech in generale. E questo ha agitato, secondo me, le acque dell'assistenza sanitaria, già comunque scarsamente regolate. E sempre, ecco, uno degli impatti principali, secondo me, è stata proprio la confusione di responsabilità e di ruoli nel settore umanitario e nel settore umanitario politico, principalmente perché i principi che poi regolano l'assistenza sanitaria e l'assistenza umanitaria, che sono i principi di imparzialità, di indipendenza e neutralità, ma si accordano con le logiche che regolano le pratiche e i sistemi del Big Tech. Quindi questa convergenza di logiche completamente diverse, di interessi completamente diversi nel settore umanitario, secondo me, è stato, a mio avviso, altamente problematico, soprattutto quando poi a farne le spese sono le categorie più vulnerabili. E quindi questo sicuramente è stato uno degli impatti principali. C'è poi il discorso di questo tecno-ottimismo che io osservo nel libro, non tanto in relazione al Big Tech, ma soprattutto in relazione all'esplosione di soluzioni, di applicazioni, soluzioni, progetti digitali avviati dal Tech for Good, che non è solo il Big Tech, ma è anche e soprattutto l'associazione di imprenditori e di volontari, di umanitari, di persone nell'ambito del tech che dal 2015-2016 in poi hanno deciso di fare qualcosa, hanno deciso di investire le risorse e i talenti nel loro campo per aiutare i rifugiati, soprattutto in un contesto in cui il supporto politico era mancante, per cui
Il tech for good, il tech for social good è stato appunto questo sforzo del settore privato e anche l'ottimismo nel potere delle tecnologie di offrire una soluzione più rapida, più efficace, più gestibile per la cosiddetta crisi umanitaria, dei rifugiati. Ed è stata un'esplosione di app, come ho detto, dal 2015 in poi centinaia di app venivano, sviluppate quasi settimanalmente. Molte di quelle poi venivano, non venivano seguite o gestite o aggiornate con problemi cruciali e critici per persone che si affidavano a queste app, a questi servizi per ottenere informazioni importanti. E quindi ecco. Non, il mio tentativo non è quello di discreditare il tech for social good o l'apporto delle tecnologie in questo contesto particolare, però in contesti come questo, secondo me, le tensioni, le difficoltà, le problematiche, soprattutto etiche, che le tecnologie presentano, vanno analizzate molto profondamente e l'elemento umano è fondamentale perché, in questo campo, in questo contesto particolare del quale parlo nel mio libro, l'utilizzo delle tecnologie sia per sorveglianza che per assistenza sono in un certo senso limitati e limitanti. E per quanto le tecnologie possono essere utilissime per alcuni motivi, infatti parlo anche delle opportunità che le tecnologie offrono in contesti diversi, però ecco, mentre ovviamente poi ho intervistato anche membri del Tech for Social Good e molte iniziative assolutamente lodevoli, però c'era ecco, questo sentimento, quest'idea che ci fosse qualcosa che mancasse in questo discorso tecno-ottimista. Il fatto che appunto le tecnologie non possono essere adottate così in maniera indiscriminata, ci vuole un percorso di analisi e anche di consapevolezza di quando le tecnologie sono utili e di quando non lo sono. Il problema principale è un problema soprattutto etico, e perché siamo di fronte a tecnologie che in realtà, soprattutto le tecnologie di sorveglianza, riducono l'identità dei rifugiati a un numero e quindi perdono completamente di vista la storia individuale, i traumi, le tragedie che ci sono dietro a quel numero. Per quello dico, l'elemento umano è fondamentale e chiaramente l'elemento umano è stato perso perché, soprattutto a livello politico, le tecnologie sono state adottate per velocizzare i processi, però in questo processo di velocizzazione si è perso una narrativa fondamentale che è la narrativa umana. E questo, secondo me, in un certo senso colpisce anche il tech for social good e questo ottimismo nei confronti del potere delle tecnologie nel fornire una soluzione a problematiche così complesse che vanno affrontate in maniera complessa, in maniera sistemica, quindi anche mettendo in moto una consapevolezza e una responsabilità principalmente politica. Senza questo tipo di conversazione, le tecnologie da sole o i dati da soli non riescono a. Non, non, nel lungo termine soprattutto sono problematiche. Altri problemi sono, come ho già menzionato, è un altro problema è la questione etica. In queste tecnologie dov'è la persona che vogliamo aiutare? Come l'abbiamo coinvolta o l'abbiamo coinvolta? Dov'è la voce del rifugiato? Sappiamo di cosa hanno bisogno? Quindi l'analisi anche dei bisogni spesso manca in questo discorso. Nel libro propongo questo concetto di mindful filtering, che è un processo di consapevolezza e anche una raccomandazione non solo alla comunità tech for good, ma anche alla comunità politica. Nel senso, ogni volta che ci affidiamo ai dati, ogni volta che ci affidiamo alle tecnologie, dobbiamo chiederci se sono davvero necessarie, se davvero abbiamo bisogno di accumulare questi dati, come questi dati vengono utilizzati, da chi nel lungo termine e nel
e nell'immediato come vengono archiviati, che tipo di consenso è richiesto, o ottenuto o forzato ai rifugiati. Sono tutta una serie di problematiche che vanno affrontate quando si parla di tech for social good. Di nuovo la contestualizzazione è fondamentale in questo contesto. La contestualizzazione parte dall'elemento umano e dalla considerazione delle implicazioni, delle conseguenze di tecnologie e di dati su una comunità. Di fatto. Diciamo che tutte le problematiche che spesso si citano, insomma, anche del capitalismo e della sorveglianza, di gestione dei dati, chiaramente in questo contesto hanno una sensibilità che è, diciamo, esponenziale rispetto a quello che già è normalmente. Assolutamente sì. E venendo un po' cioè, un netto di quello che ci hanno detti finora appunto analizzando anche soprattutto la risposta all'ultima domanda, volevo chiedere appunto, citavo prima appunto il mindful filtering, però appunto come se può magari spiegare un po' meglio quali possono essere le diciamo, le modalità per rimettere in moto percorsi di empatia e di responsabilità sociale nel contesto attuale, se magari scendo un pochettino più nel dettaglio, ecco. Sì, questo è poi il concetto di mindful filtering, è un concetto che poi introduco verso la fine del mio libro e in associazione con il concetto di tecnologia etica. E il mio tentativo è proprio quello di cercare di capire una delle grandi questioni dietro il mio libro è proprio il ruolo delle tecnologie e l'impatto delle tecnologie a livello politico e umanitario nel contesto di Fortezza Europa. E il mio interesse era quello di capire se, osservando nell'osservazione dell'uso delle tecnologie, possiamo vedere non solo l'idea di un'Europa che esercita la sua sovranità e il suo potere e utilizzando tecnologie in maniera discriminatoria o in maniera anche violenta per sorvegliare, per ridurre, per rifiutare anche i flussi migratori. Volevo cercare di integrare anche una prospettiva un po' più positiva, cercare di capire se tramite l'osservazione dell'uso delle tecnologie possiamo anche ritrovare degli episodi di resistenza a Fortezza Europa, sia nella maniera in cui i rifugiati utilizzano le tecnologie per appropriarsi del viaggio, della transizione verso l'Europa, ma anche dal punto di vista umanitario, se in questi usi, in questi processi tecnologici possiamo vedere anche dei, possiamo trovare degli, delle, delle forme di resistenza e di opposizione alle dinamiche di potere di Fortezza Europa. E quindi verso la fine del mio libro propongo anche una serie di raccomandazioni, come ho detto prima, sull'utilizzo delle tecnologie in maniera più etica, che passano soprattutto attraverso la voce dei rifugiati, attraverso il riconoscimento delle storie, più che dei numeri. E alla domanda poi che mi sono posta agli inizi del mio libro c'è una forma di resistenza a Fortezza Europa? Chiaramente la risposta non è semplice ed è una risposta sempre aperta, però è una risposta anche molto scettica in un certo senso, perché di fronte alle tante opportunità e ai tanti vantaggi che le tecnologie offrono per tutta una serie di motivi, ci sono una marea di tensioni che vanno gestite. E la prima di queste tensioni è proprio la contestualizzazione della crisi. E crisi come un problema, come un'emergenza che l'Europa si è trovata a dover improvvisamente fronteggiare nel 2015 e nell'analisi di cosa questo concetto di crisi presenta a livello europeo, l'opinione mia e di altri studiosi del campo è proprio che questa cosiddetta crisi dei rifugiati in realtà nasconde la crisi dell'Europa come progetto sociale, politico e umanitario stabile. E la crisi di un'Europa che anziché aprirsi si è richiusa ancora più fortemente dietro
i suoi confini, dietro i suoi muri, e un'Europa appunto fatta di piccole fortezze, ognuna chiusa al suo interno. Quindi nel cercare di, ecco, approfondire questa tematica di come mediare la crisi dei rifugiati, e il problema che va posto è soprattutto politico, e dove il discorso sovranista dell'immigrazione zero ha creato più tragedie che altro e consolidato appunto la chiusura di questa Europa fatta di piccole nazioni, ognuna chiusa al suo interno. E la mia proposta, che sembra naive ma non lo è di rafforzare il dialogo. Va rafforzato il dialogo, va rafforzato il dialogo all'interno dell'Europa e fuori dall'Europa. Ed è questo un dialogo fatto principalmente di riconoscimento delle responsabilità e riconoscimento empatico delle responsabilità. Quindi questo è un discorso che va oltre poi l'utilizzo delle tecnologie, ma passa anche attraverso queste, ma che principalmente vede nell'attuale, ecco, cosiddetta crisi dei rifugiati, il fallimento di un progetto politico. E secondo me il dialogo va rafforzato, e raramente si parla di dialogo perché appunto suona come un mito naive in un certo senso, ma in realtà il potere del dialogo oltre confine, nonostante i confini, è secondo me un punto di partenza fondamentale. Ma per aver dialogo è necessario che ci sia più comunicazione in un certo senso, che è quello che manca. Anche gli sforzi della Tech for Good in realtà rimangono spesso e volentieri parte di sforzi individuali, quando invece solo un riconoscimento politico può permettere agli sforzi del Tech for Good di avere un impatto molto più effettivo, molto più nel lungo termine. Quindi, ecco, questa mancanza di dialogo, che poi nel mio libro, soprattutto all'inizio del mio libro, connetto a un discorso filosofico e storico molto più lungo, molto più complesso, è secondo me fondamentale per cercare di ristabilire, ecco, i contatti tra diversi settori della società. E la mancanza di dialogo è un problema che è emerso in molte delle mie interviste con i rifugiati, dove appunto c'è questo senso che i rifugiati sono principalmente o un'emergenza o un numero o un problema che va gestito. Ma dietro tutto questo ci sono, come ho detto, delle storie, ci sono dei traumi, c'è una ricchezza umana che va consolidata, che va rispettata, che va accettata, che va riconosciuta. E questo parte da un senso di, da, da, appunto dal dialogo, dall'empatia e dal riconoscimento di questa affective politics in un certo senso, quindi questo concetto di affetto e di apertura nei confronti dell'altro, che è uno dei problemi alla base di tante criticità che vediamo al momento, ecco. Chiarissimo. Ringrazio molto la professoressa. Se ha ancora qualche minuto, insomma, da dedicarci, mi spiego il fenomeno che abbiamo spesso, diciamo, che è noto, insomma, diciamo, anche al grande pubblico rispetto all'effetto di internet e di social media, è per esempio quello delle famose bolle, insomma, che vengono diciamo, amplificate in termini sia di posizionamento politico, insomma, l'abbiamo visto in molte lezioni negli ultimi 10 anni, insomma, come si creano proprio delle narrazioni parallele tra opposte fazioni, insomma, l'esempio più salta agli occhi è sicuramente quello che è successo nelle ultime elezioni americane, dove una parte effettivamente è convinta di aver avuto le elezioni rubate da tutta una narrazione, insomma, che va ad arrivare a sette di pedofili e quant'altro. E quindi, diciamo, però internet, al di là di questo, sviluppa molto queste bolle, questi mondi che poco tra di loro comunicano.
Nel caso appunto dei migranti delle generazioni, appunto, cioè popolazioni che si vedono a vivere in paesi che non sono quelli loro di nascita, dove già magari c'è anche lì una lunga tradizione, ripeto, nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che le comunità di migranti, le comunità italiane, sono lì, da Little Italy al, diciamo, ai quartieri cinesi che ci sono anche storicamente anche nelle città italiane. Diciamo, c'è un fenomeno per cui internet stesso può essere utilizzato per sia mantenere un legame forse col paese di origine attraverso magari anche ascolto di gruppi musicali, la visione di film che magari un tempo erano molto più difficili da magari recuperare, non so, per la comunità indiana, che so, i film di Bollywood magari con VHS erano più difficoltosi, mentre adesso magari c'è una serie di filoni, insomma, ecco, che riescono molto di più a legare legame, a mantenere, ecco, un legame col paese d'origine. Quindi la domanda che viene spontaneo fare è come questo magari va a influire su una vera effettiva integrazione dei migranti dentro le comunità occidentali dove di fatto vivono ormai da tanto tempo e dove di fatto poi i loro figli vengono a crescere e stabilirsi. Sì, ma anche qua il fatto che il percorso di integrazione quando si tratta di osservare qualunque comunità di migranti è un discorso anche lì molto complesso ed è un discorso che va gestito a stadi. Io mi sto occupando ora della crisi dei rifugiati, ma tutti i miei lavori precedenti, le pubblicazioni precedenti sono principalmente focalizzate sull'integrazione della comunità italiana, principalmente a Londra, e quindi questo discorso di integrazione l'ho osservato sia anche attraverso il contributo delle piattaforme digitali, sia non. E quindi posso dire che sì, è un discorso molto, molto complesso e è facile in un certo senso presumere che l'utilizzo di strumenti come il telefonino, ad esempio, o social media, faciliti più il mantenimento dei rapporti già esistenti che l'integrazione vera e propria nel contesto nuovo in cui il migrante si può trovare, che è effettivamente una cosa che ho ritrovato anche nei miei studi. Ma c'è ovviamente un percorso successivo che va identificato. Nei primi stadi di integrazione, sicuramente le tecnologie aiutano il migrante a iniziare il processo di adattamento al nuovo contesto, al contesto straniero. E questo processo di adattamento passa anche attraverso il mantenimento dei rapporti con il paese di origine, perché aiuta, in base alla mia ricerca, aiuta il migrante ad affrontare il nuovo contesto in maniera meno traumatica, in un certo senso. L'integrazione è sempre comunque un processo traumatico, è comunque un processo di adattamento. Quindi il mantenimento di rapporti, in un certo senso, familiari, con casa, con amici e parenti, aiuta ad aprirsi a questo nuovo mondo in maniera, in un certo senso, meno traumatica. E questo c'è sempre stato, non ha niente a che fare con le nuove migrazioni, non ha niente a che fare con le tecnologie. Anche negli anni 40, 50, quando generazioni passate di italiani arrivavano a Londra e si stabilivano a Little Italy, non c'erano le tecnologie, ma i migranti si integravano o andavano a vivere, ecco, in luoghi, in località dove c'era già una concentrazione di migranti italiani. E quindi questo senso di passare attraverso un processo di riconoscimento della propria identità prima di integrarsi nel nuovo contesto c'è sempre stato in realtà, pre e post tecnologie.
Però dobbiamo poi andare oltre questi primi stadi e cercare di capire come poi il processo di integrazione evolve. In realtà le tecnologie aiutano anche in realtà ad integrarsi in un nuovo contesto, creando opportunità di incontro con altre situazioni completamente non familiari al migrante. Quindi in realtà il fatto che le tecnologie in un certo senso creino delle zone di scarsa integrazione è vero fino a un certo punto, può essere in un certo senso veritiero agli inizi, appunto perché in realtà appunto perché il processo di integrazione è un processo molto complesso e va a stadi, ma quando poi si inizia ad osservare nel lungo termine come l'integrazione evolve, poi chiaramente di nuovo dipende anche dal singolo, ovviamente, da cosa il singolo cerca e dal tipo di opportunità che il singolo crea. Quindi ovviamente dobbiamo sempre contestualizzare di nuovo, però in base alle mie ricerche che sono proseguite poi, che non si sono poi concentrate nel singolo evento, ma ho sempre cercato di accompagnare la mia comunità di studio nel corso degli anni e quindi ho proprio notato come in realtà il percorso di integrazione poi evolve e diventa molto più ricco in base alle opportunità poi del singolo, opportunità lavorative, opportunità di socializzazione, anche in base ovviamente alle condizioni abitative. E quindi molti altri aspetti vanno considerati che prescindono l'uso delle tecnologie. E di nuovo, come ho detto prima, non è certo un discorso nuovo e non è certo un discorso che va strettamente legato all'utilizzo delle tecnologie, perché di nuovo anche le prime generazioni cercavano sempre appunto questo momento di riconoscimento identitario prima in un certo senso. Quindi sì, è un discorso ecco molto molto più complesso, va a stadi, ma è sicuramente un percorso molto ricco che trascende l'utilizzo delle tecnologie. Grazie mille per questa risposta. E direi che insomma, il nostro tempo l'abbiamo utilizzato, spero, al meglio. Ecco, insomma, ringrazio ancora professoressa Marino per il tempo che ci ha dedicato. Ricordo ancora una volta la sua ultima ricerca, Mediating the Refugee Crisis, che appunto in lingua inglese, pubblicato tra l'altro da una importante casa editrice insomma, in inglese, a livello accademico, e insomma speriamo ci saranno occasioni in futuro quando magari cominceremo un giorno anche a fare gli incontri in presenza, insomma, di modo tale da poter approfondire ancora questi temi. Volentieri. La ringrazio ancora e alla prossima. Grazie. Grazie.